La stagione 2010-2011 per McDonald's Mariga inizia ufficialmente al Meazza in occasione della Supercoppa italiana. Una ventina di minuti per far vedere chi ha meritato di stare in questo gruppo di campioni. La conferma sul campo arriva in occasione della prima uscita in campionato al Dall'Ara di Bologna. Mariga viene schierato al fianco di Cambiasso e in un paio di occasioni sfiora addirittura il gol. La soddisfazione del kenyota in un timido italiano ai nostri microfoni nel dopogara. Volevamo farti i complimenti perché sei stato veramente bravo, molti complimenti, hai fatto una grande partita, Mariga. Grazie, grazie. Grande autorità, non hai mai avuto paura, sei andato al tiro cercando il gol in ha più di un'occasione. Ha picchiato anche, Roby. Ah sì, trovato però non è andato bene. Ha picchiato e l'ha anche prese, non è uno sì, che si tira indietro. Sì. Te l'aspettavi di giocare dal primo minuto? Non sapeva, però sempre attento, e magari gioca, magari entra, quindi sempre attento. Sempre disposto al sacrificio, dotato di corsa, velocità e resistenza, il numero 17 nerazzurro impressiona da subito Rafa Benitez, che decide di schierarlo dal primo minuto anche in Champions League contro il Twente, nella prima uscita stagionale da campioni d'Europa. Poi però, ad inizio ottobre, si infortuna giocando una gara con la sua nazionale ed è costretto ad allenarsi a parte per molto tempo. Da agosto a dicembre colleziona 3 presenze, ma si riscatta nel nuovo anno collezionando 9 gettoni totali e un gol. Gol che arriva in occasione della sfida di Team Cup contro il Genoa a San Siro. Era il 12 di gennaio, la seconda gara sulla panchina dell'Inter di Leonardo. Siamo con l'autore di un gol bellissimo. Mariga, è stato un gol eccezionale, uno stacco in anticipo, torsione, palla all'incrocio, finalmente è un gol tutto tuo, perché quello che hai fatto con l'Atalanta e c'era Sulle che diceva però l'ho toccata io, questo è tutto targato Mariga. Sì, il gol è contento, sono contento. Solo per il gol o anche per una partita che hai fatto importante? Direi che hai giocato molto bene. È bene per squadre e anche bene per me, perché noi abbiamo vinto, l'importante è noi vinto. Contento di come hai giocato, contento di come stai, di come ti senti fisicamente? Per adesso ho rientrato per il 21, quindi pensavo voglio fare di più, quindi sì, magari voglio lavorare di più, quindi essere il mio livello, magari qualcosa con questo. Una seconda parte di stagione in cui Mariga trova spazio e diventa una risorsa preziosa a gara in corso. Lo testimoniano i minuti giocati, per esempio nella gara del Manuzzi vinta in rimonta e a Napoli, dove in palio si giocava l'aritmetica certezza del secondo posto. Mariga è invece sempre presente nelle gare di Team Cup. Il suo bottino è di 5 presenze e un gol, per un totale di 290 minuti giocati, compresa la finale dell'Olimpico contro il Palermo. Fuori dal campo, timido e riservato, all'Inter ha trovato due grandi amici che con lui hanno condiviso l'appuntamento in prima serata negli studi di Inter Channel, svelando anche curiosità del Mariga privato. Per me, io ancora c'è il contratto, quindi non lo so se io cambio o no, non lo so. Quella decidi... Decide l'Inter? Sì. Tu rimarresti? Dipende con l'Inter. Mariga, qual è la posizione in campo che preferisci? Centrocampo, centrocampista centrale. In mezzo, come sì, dicevamo prima, in mezzo. Ma in un centrocampo a 4 o in un centrocampo a 3? No, anche a 3, anche a 4. Perché quando io era, prima di arrivare qua, noi giocavo a 3 e a 4. Anche qua, visto, è uguale. Qualche a 3 volta, nel 3. Centrodestra o anche davanti alla difesa, 4 in uno dei due, preferibilmente sì, a destra. Sì, a destra anche... per esempio a Parma giocava avanti a difesa, quindi... Davanti a difesa, da pivot. Però anche a destra, io ho giocato tanto a destra. In nazionale dove ti fanno giocare? Noi giocavamo in due. Noi giocavamo in due centrocampo. 4-2-3-1. Sì. E con i miei amici ho scommesso 100 euro che tu diventerai il nuovo Patrick Vieira. Se perdo la scommessa mi risarcisci i soldi, chiede lui, che lui ha investito su di te. Ti piace Vieira come... Sì, sì. Sì, ti piacerebbe avere una carriera e essere il nuovo Vieira? Sì, molti sì, hanno detto di te è che bravo. Ricordi un po' per fisico, per eleganza, per tecnica, per forza. Sì, lui è bravo giocatore, quindi
Ti piacerebbe, va bene. Gli ridai 100 euro se... Sì. Va bene. Però non ce n'è bisogno perché tanto diventi nuovo Viera, quindi lui può stare tranquillo. Diventa nuovo Viera, Mari? Ha tutte le qualità e potenzialità per diventare. Mi auguro per lui. Tu cosa gli dici? Perché voi giocate sempre in allenamento, magari vi fermate un po' di più dopo. Qual è la qualità secondo te calcistica migliore sua? La forza fisica si vede. È umana? Quella è la cosa che ti diverte di più di Mariga. Del suo carattere. Fa le battute, canta, che fa? Mangia troppo, cosa fa? Come parla l'italiano. Ma la parla bene adesso. Che senso? Allora, da quanti anni sei in Italia? 16-17. No. 4. Mari c'ha quanti anni a Mariga? Mario dalla 32. Cioè, tu prova a pensare al passaggio dal Kenya in Svezia. Sì, Svezia. Impari lo svedese. Lo sai lo svedese? No, poco. Sì. No, perché sì, sei cresciuto. Sì. Arrivi. Parliamolo. Parliamo. Cosa vuol dire fus? Cos'è? Rispondi. Borg. Vabbè, poi arriva in Italia, insomma, parla bene. Dici come stai in svedese, Mari? Adesso è italiano, adesso per no, capito, però tu hai detto che parli, come si dice? Parla italiano adesso. Ok, però come stai, come vai in svedese, come si dice? No, in svedese è svedese, qua è Italia. Ah, vabbè, non lo sa. L'avventura di Obi nero-azzurro invece comincia nel 2005, passando attraverso tutte le formazioni giovanili e arriva in prima squadra stabilmente nel 2010. Lo scorso anno è stato segnato da tanti pit stop, causa infortunio. Quest'anno è andata decisamente meglio. La scorsa estate Rafa Benitez lo inserisce definitivamente in rosa e tra campionato, Champions League e Team Cup colleziona 13 presenze per un totale di 325 minuti giocati. I primi sono in Europa e la sfida è con il Werder di Brema a San Siro, partita che segnerà l'esordio non solo stagionale ma anche in assoluto con la maglia nero-azzurra. È la sera del 29 settembre 2010. Finalmente potremmo dire Joey Lobby, perché insomma sei arrivato all'Inter, hai iniziato in quale categoria? Perché bisogna tornare indietro veramente di tante stagioni, perché uno dice primavera, sì no, ancora prima c'eri. Sì, giovanissimi nazionali. Giovanissimi nazionali, quindi 15 anni. Sì, 14. Adesso ne hai quasi 40, no scherzo. Insomma finalmente è arrivato il debutto addirittura in Champions League e addirittura hai propiziato uno dei gol con quell'anticipo, il passaggio a Sneijder, poi è tutto facile. Sì. Quanta emozione, quanta gioia? Emozione tantissima e sono molto contento e soprattutto non è facile per un ragazzo che arriva dal settore giovanile, che alla fine è il sogno di ogni ragazzo del settore giovanile esordire con la prima squadra, quindi sono molto contento e soprattutto abbiamo vinto, quindi è stato ancora più facile per me. Maglia che si tiene stretta questa, sì. Un ricordo, non l'hai scambiata con nessuno? No, l'ho tenuta. Questa giustamente. Senti, fra l'altro, diciamo anche, ricordiamo che insomma hai avuto anche un po' di sfortuna, perché quando c'erano state anche l'anno scorso le opportunità per poter magari fare questo debutto, hai avuto qualche problema fisico, un po' di fortuna, insomma è stato un percorso, quello della passata stagione, un po' particolare. Sì, ho avuto diversi infortuni l'anno scorso, però quest'anno... Ho cambiato un po' modo di lavorare e quindi le cose si stanno migliorando, diciamo. Quante grazie hai detto al mister? Perché al momento c'era l'emozione e hai eseguito, poi insomma rimarrà nel tuo cuore come l'allenatore che ti ha lanciato. Sì, sono molto contento e ringrazio veramente di cuore il mister che mi ha dato questa opportunità e adesso devo cercare di ripagare lavorando negli allenamenti per poter migliorare ancora di più. La prima telefonata? Ancora no, perché devo ancora accendere il cellulare, ma... Allora ti lasciamo andare a chiamare chi chiami per primo? Mia madre. La mamma, giustamente, allora la mamma vince tutto. La prima in campionato da nero-azzurro non tarderà ad arrivare. È il 17 ottobre, un pomeriggio caldo a Cagliari. Benitez decide di richiamare Coutinho per mettere più copertura e sostanza in mezzo al campo. È l'esordio di Obi in campionato. Il destino ha voluto che ci sia stato un passaggio di testimone tra due ragazzi che in questi mesi di Inter hanno visto crescere giorno dopo giorno la loro amicizia insieme a Mariga. Meglio Mari o meglio Obi in Brasile? Per stare tranquillo o per divertirsi? Beh, tutte e due. Per divertire? Non lo so, Obi. Perché Obi fa casino? Sempre. Sempre? No, sempre. E che fa?
Non lo so, è sempre scherzo con tutti, mamma mia, non lascia nessuno in pace. Ma mamma mia. E poi si menano loro due, vero? Eh? Si picchiano, questi, sono sempre lì a picchiare. Sì, sì. In camera, mamma mia. Sì, anche a te o solo loro due? No, io no, io faccio arbitro. Ah, tu arbitri, chi vince dei due? Serve sempre. Chi vince, coach, dei due? Chi è più forte? Non so, pareggio. Vabbè, fanno un po' per uno. Loro dicono che tu fai pesi, però non diventi più grosso. L'ha detto Obi questo, eh? Inquadriamo Obi per favore, perché no, poi no. Dicono che lo dico io. No, no, prenditi la responsabilità delle tue parole. Perché non si vede che fa qua destra. No. Ti ho seguito varie volte con la primavera, ma non ho capito ancora qual è la tua posizione in campo preferita. No, non ho capito. Bene, questo ci fa piacere. Perché hai giocato come ala, mezzala, trequartista, centrale. Tu quale preferisci? Sinceramente, cioè, preferisco giocare interno in centrocampo. Cioè, nel senso. Dipende poi dal modulo, perché sì, poi sì. Ovviamente è sempre difficile. Se uno gioca con 4-2-3-1, tu puoi giocare sia nei due che in uno dei tre esterno sinistro. Sì. Se è un centrocampo a tre, il centrocampista di sinistra. Sì, sì, sì. Complici numerosi infortuni, Obi diventa una risorsa importante nel cammino dei nerazzurri nella prima parte di stagione, giocando anche da titolare il derby d'andata. Una serata storta per l'Inter, ma soprattutto per lui, che dopo soli 35 minuti è costretto a lasciare il campo per un infortunio. E ancora una volta ad attenderlo all'uscita c'è l'amico Coutinho, anche per lui primo derby della stagione. A gennaio arrivano tante richieste per il giovane centrocampista nero-azzurro, ma alla fine Obi resta a Milano, conquistandosi la fiducia di Leo. È finito il mercato di gennaio, l'altro ieri, e sei rimasto all'Inter. Questa è un po' la notizia, perché in tanti hanno chiesto di te, datelo a noi, noi lo facciamo giocare, il ragazzo merita di giocare sempre in Serie A, insomma, anche se non è che hai giocato 40 partite fino a questo momento, hai avuto qualche opportunità, le hai sapute usare bene appunto da diventare oggetto di desiderio di tante altre squadre, questo è molto positivo. Sì, sono molto contento di essere rimasto qua, di avere l'opportunità di lavorare con tanti campioni e adesso sta a me cercare di dimostrare tutte le mie potenzialità. Tutto. Tra l'altro quest'anno stai bene, sì, e questo sì, è forse la condizione migliore per poter far vedere quelle che sono le tue qualità. L'anno scorso hai avuto qualche problema fisico, questo non ha aiutato, non aiuta in genere, ma soprattutto un giovane che deve mettersi in mostra, se non sta bene è anche difficile in allenamento far capire all'allenatore che io ci sarei. Sì, quest'anno ho ritrovato la condizione che avevo perso negli ultimi anni, perché ho cambiato un po' il percorso di lavoro, quindi adesso devo cercare di mettere più testa per poter stare bene fisicamente, che è molto importante per me. In Team Cup le presenze sono due, ultima la semifinale di andata all'Olimpico contro la Roma. Una prova di grande sostanza, per di più in una gara non facile da portare a termine, visto il vantaggio di misura dei neroazzurri. È entrato in una parte importante della partita, sei subito entrato in partita, non era facile, però hai subito dato un contributo di freschezza, di utilità sia in fase difensiva che in fase offensiva, quindi complimenti. Sì, grazie, buonasera a tutti. Sì, è stata un po' difficile entrare, però il mister mi aveva detto di fare quelle cose che ho fatto in campo e visto che ho sempre pochi minuti da giocare dovevo per forza dare il mio massimo. L'ultima partita l'avevi giocata a Firenze, se non sbaglio, poi avevi giocato con le nazionale, con la tua nazionale soprattutto. Sì, 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 quindi questa era un'opportunità un po' di riprendere qualche minuto. Hai fatto molto bene. Edoardo, Roberto, per Joel. Una per me, volevo sapere, Joel, come valuti la tua stagione? Sì. Hai giocato spizzichi e bocconi, però quando hai giocato hai sempre dato la sensazione di avere qualità, di avere gamba, di avere possibilità di giocare tra i grandi. Devo dire, tutto sommando, positivo, perché non è facile a 19 anni fare fino adesso 11 presenze, quindi sono contento e so di dover dare ancora tanto e spero di avere opportunità più avanti per dimostrare quello che so fare. Edo? Allora, a me lui è piaciuto molto, ma non solo stasera, quando entra sempre grande sicurezza, grande mobilità. Lui dice è stato difficile entrare, però da come eri sicuro in campo non sembrava così difficile per te. Questo grazie alla squadra che mi ha dato modo di giocare sempre tranquillo, quindi devo dire grazie a loro che mi danno sempre ottimi consigli.
Cosa pensi poi del futuro? A 19 anni ci ricordava. sono qua, sono contento e poi si vedrà quello che succederà avanti.